fatta di colori e sfumature. Condivido gioie e dolori con i miei clienti. E do una forma alle vostre idee. Mi chiamo Shari Tallarini e sono una tatuatrice. Lavoro di noia, lavoro di fame, lavoro d'artista, lavoro normale, lavoro d'ufficio, lavoro da bestia, lavoro che va, lavoro che resta. Lavoro da solo, lavoro d'orchestra, lavoro di mani, lavoro di piedi, lavoro di testa, lavoro di mente, lavoro di schiena, lavoro da cavia, lavoro da iena. Solitamente le mie giornate iniziano tutte in palestra perché, oltre che essere una mia grandissima passione ormai da tanti anni, è anche la mia più grande valvola di sfogo. Mi fa partire le giornate in modo ottimale, arrivo al lavoro rilassata. Per me il mio corpo è fondamentale. Io non dico di essermi ossessionata, ma mi piace valorizzarlo al meglio, da quello che riguarda i tatuaggi, quindi decorarlo, al avere uno stile di vita sano, che poi automaticamente si rispecchia su quello che è la mia forma fisica. Io è da un anno che ho intrapreso un percorso come bodybuilder, sono seguita da un preparatore atletico, in vista di una possibile gara in futuro. Il mio allenamento si svolge prettamente nella sala pesi. E appunto mira tutto alla formazione di un corpo ben proporzionato e armonico. Ormai sono 4 anni e mezzo che ho aperto il mio studio, ho solo 25 anni, quindi sono molto giovane. Ho intrapreso questo percorso inizialmente con altre 2 ragazze e poi ho deciso di aprire per conto mio e intraprendere questa avventura che mi dà grandi soddisfazioni ogni giorno. Penso che non ci sia lavoro più bello, che quando il tuo lavoro ti piace non lavori mai, dà tante soddisfazioni, hai la fortuna di poter instaurare rapporti anche con i tuoi clienti che poi diventano amicizie. Perché comunque il tatuaggio è una cosa molto personale, quindi si instaurano dei rapporti di complicità, di fiducia, e questa è la cosa che mi rende più felice, la possibilità di far sì che la gente si fidi di me, che si metta nelle mie mani. Ovviamente avere un'attività indipendente ha i pro e i contro. Nel senso che io posso gestirmi sì la giornata in base ai miei impegni, a quello che devo fare, ma devo anche essere disponibile verso tutti i miei clienti. Magari ci sono persone che possono venire solo la sera tardi, non hanno altre disponibilità, e chiaramente magari ci tocca stare svegli anche noi. Magari si lavora sul mezzogiorno. Diciamo che non è che abbiamo degli orari fissi come una persona che lavora in ufficio. Magari appunto noi il pomeriggio lo passiamo a disegnare, a preparare i progetti in vista anche di appuntamenti serali. Allora noi ci vediamo domani? Sì. Domani.
ovviamente quando sei da sola, indipendente, alla mia età, spaventa. Se da un lato sei molto felice, dall'altro hai sempre il punto di domanda: come arriverò questo mese? Andrà tutto bene? Io ho la fortuna di non potermi lamentare per adesso. Me la sto cavando, pian piano mi faccio conoscere, i miei clienti stanno affezionando, però ovviamente non hai quella stabilità e quella sicurezza economica che ha una persona che ha un lavoro fisso, uno stipendio fisso. Rimani sempre un po' in bilico. Ho sempre adorato l'idea di poter decorare il corpo, di poterci disegnare sopra. Tant'è che quando c'erano i mercatini io non vedevo l'ora di andare, obbligavo i miei genitori a portarmici subito, perché c'era un signore che faceva questi bellissimi tatuaggi con l'henné. E ormai eravamo diventati amici, perché mi vedeva tutte le sere, ogni anno. E da lì è un po' partita questa, se si può definire, malattia. Mi ricordo anche che avevo dei kit di stampini che mi avevano regalato i miei genitori per fare questi tatuaggi finti, quindi io andavo alle elementari con questi dragoni, questi unicorni bruttissimi su tutte le braccia, su tutto il corpo. Mia madre mi ha passato questa passione, mi ha insegnato a disegnare. E lei mi ha sempre incoraggiata a mostrare la mia arte. Infatti anche a scuola sono stati i primi a indirizzarmi verso uno studio artistico. Allora, vediamo un po'. Io sarei libera sabato 23. Va bene? Facciamo. E ho finalmente deciso di intraprendere la strada dei miei sogni. Quindi sono stata a Milano, ho fatto questo corso, questa scuola di 3 mesi. Dove chiaramente ci hanno insegnato tutte le nozioni base riguardanti i tatuaggi, come gestire uno studio, quindi passavamo dalla dermatologia al disegno, all'igiene, così da poter, diciamo, aprire uno studio con tutte le carte in regola. Chiaramente è stato di grande aiuto, essendo che a scuola avevamo queste cavie umane, firmavano dei consensi dove c'era scritto che appunto noi non eravamo dei professionisti, ma eravamo lì per imparare, e quindi noi ci allenavamo su questi ragazzi che mettevano a disposizione la loro pelle come se fossero delle vere e proprie tele. E per me quello è stato fondamentale per apprendere, imparare almeno le basi, quello che poi mi ha portato adesso ad avere una certa consapevolezza di me stessa, perché sono dell'idea che da qualche parte bisogna partire. Io sono stata fortunata ad avere appunto la possibilità di allenarmi su delle cavie, su qualcuno, e non fare disastri a destra e a sinistra, diciamo. Sì? Ti apro! Come stai? Bene, grazie. Vieni pure. Bene. Bisogna essere sinceri, io sono una ragazza giovane, quando ho iniziato avevo 20 anni praticamente, sono piccolissima perché la mia statura non aiuta di sicuro, e quindi diciamo che è difficile avere credibilità, ma quello che mi hanno sempre detto è che per prima bisogna credere in noi stessi. Per poter affrontare tutto. Se tu credi in te stesso, anche gli altri crederanno in te.
anche perché inizialmente sei da sola, devi comunque tatuare, quindi è una cosa che rimarrà per sempre sulla pelle delle persone, non puoi permetterti di sbagliare. E inizialmente chiaramente c'è un grande fattore che è l'ansia, la paura di sbagliare. Chiaramente è una cosa che passa con gli anni, prendi sicurezza, impari a lavorare e quindi adesso chiaramente è tutto automatico, tutto piacevole. Inizialmente non lo è, è tutto complicato, vorresti ma non osi. E chiaramente adesso dopo 5 anni posso dire di aver acquisito una sicurezza. Per me tatuare è in assoluto la cosa che mi fa stare meglio, perché in ogni tatuaggio c'è un pezzo di me, quindi io mi racconto attraverso questo tatuaggio e l'emozione più grande è sapere che questa persona si sta affidando a me e che avrà un pezzo del mio cuore per sempre sulla sua pelle. È sempre un'emozione ed è sempre un onore poter tatuare qualcuno. Inizialmente sì, venivano da me solo donne, perché chiaramente per una donna è meno imbarazzante magari spogliarsi, farmi comunque toccare il corpo, cioè, per me è un grande onore comunque. Però sì, gli uomini inizialmente diffidavano di una ragazzina, piccolina, ma adesso devo dire che anche loro vengono con piacere, non c'è più questa diffidenza, ecco. Ormai appunto sono 5 anni quasi che tatuo, i miei lavori ci sono e quindi non fanno più caso se sei donna o uomo, anche se penso che un pochino lo guardino ancora qualcuno. Sì, vabbè, ovvio. Per i fiori, però... Allora, i miei capelli non mi aiutano. Perfetto. Sì. Ti attacca per sempre. Sto pensando, vicino al tronco, così alto, un po' più basso. Cioè, ci metti i fiori anche lì, vero? Sì, sì, ah, sono fiori. Tutto pieno, ok, sì, perché vederlo così, ok, no, bene. No, qua ci sono tutti i segni dei fiori. Ah, buono, perfetto. Io penso che il passaparola sia tutto, più anche dei social, perché la parola di una persona comunque ha più valore. Fai vedere il tuo lavoro, racconti la tua esperienza, e io devo dire che lavoro principalmente con quello. I miei clienti me lo dicono, oltre che ai lavori che piacciono, sono soddisfatti, si affezionano, perché si trovano bene con me e quindi mi mandano altri clienti. E io sono convinta che quello faccia tutto, sia una delle cose più importanti. Anche l'empatia che hai con una persona, la sicurezza che ti dà in non metterti a disagio. Il secondo lavoro da infermiera, non si sa mai. Che dici? Mi stichezza con gli altri. Ok. Ok, vado, Se ti faccio male lo sai. Me lo dici. Dipendono un po' dalle richieste dei clienti. Ci sono clienti che ti portano già il disegno che vogliono, tu magari lo adatti, lo sistemi, fai qualche modifica, perché io sono dell'idea che non esiste fare un tatuaggio uguale all'altro. Quindi se l'idea di base è quella, va bene, però la modifichiamo in base al cliente, ai suoi gusti, lo personalizziamo un po'. Altrimenti il mio stile è principalmente chicano, quindi tutto quello che riguarda Santa Muerte, i teschi, banditeo, lettering, tutte queste cose. Purtroppo è un po' complicato trovare clienti che vogliono questo. Dobbiamo anche saperci un po' adattare,
nel senso io devo passare magari dal semplice infinito alla scritta, ai fiori, perché va bene avere uno stile, ma non è detto che piaccia a tutti. Quindi dobbiamo essere un pochino elastici e giostrarci tra le varie richieste. Ad esempio io nei giapponesi non ho sta gran passione, però ci provo. Provo a disegnarli, mi alleno, cerco di capire, studio le varie storie, perché come dicevo prima bisogna essere un po' pronti a tutto. Io sono giovane, appunto 25 anni, quindi penso di poter ancora evolvermi. Magari non è questo il mio stile, magari tra 2 anni cambio. Chiaramente, appunto, essendo giovane penso di essere ancora con una mente abbastanza elastica per imparare diverse cose, per essere sempre all'avanguardia. Chiedono un tatuaggio, solitamente tutti hanno una storia, più o meno importante. Poi sta un po' a noi mettere il cliente a proprio agio, in modo che ce la racconti. Non è detto che siano sempre storie felici o significati felici, quindi dobbiamo essere anche in grado di avere la delicatezza, ecco, con i clienti, farli passare, diciamo, queste ore insieme con spensieratezza, ecco. La sfida più grande è entrare nella testa del tuo cliente, perché a volte si spiegano, ma non si spiegano bene, nel senso che nella loro testa è tutto chiaro, ma a parole non riescono sempre a descrivere quello che desiderano. Quindi magari ci capita di fare disegni che secondo noi sono giusti, ma nella testa del cliente non erano effettivamente così. Quindi sta proprio a noi cercare di capire, fare più domande possibile, entrare un po' nella vita, nella mente di questa persona, per cercare di mettere la loro idea su carta. Quindi tante volte ci si fa anche un po' prendere da queste storie, e quindi i disegni prendono proprio una vita. Solito che quelli che fanno più male sono quelli per le persone che non ci sono più. È difficile affrontare certi argomenti, è difficile tatuare e far distrarre la persona, perché purtroppo quando ci si scrive il nome o un ricordo di una persona che a noi cara, che non c'è più, le emozioni diventano amplificate, quindi è difficile interagire in modo delicato e non invadere, ecco, lo spazio di questa persona. Mi capita di rifiutare quando ci sono dei tatuaggi che io non mi sento di fare. Non faccio ritratti di neonati, non faccio ritratti di persone che non ci sono più, perché un minimo errore non sarebbe più quella persona, e io non me la sento. Quando vedo che non rientrano nelle mie capacità o rischio di deludere il mio cliente, allora preferisco indirizzarlo su magari qualcuno dei miei colleghi che tratta principalmente queste cose. Almeno siamo tutti felici. Allora, facciamo solo qui. Ok, adesso facciamo la pausa. Ti pulisco e poi ti faccio alzare. Pronta? Ok, scusami. Bello. Va bene? Perfetto. Quando finisci un tatuaggio, la gioia più grande sicuramente è vedere il sorriso sul tuo cliente. È vedere l'emozione, vedere gli occhi che si illuminano. E quella è la sensazione più bella in assoluto, perché sai che il tuo lavoro ha un valore per questa persona e che assolutamente non si è pentita di quello che ha fatto. E lì non ti resta che sperare che questa persona tornerà da te per un altro tatuaggio. Io penso
di aver realizzato solo metà del mio sogno, perché sono dell'idea che appunto non si smette mai di imparare. E io spero di crescere sempre di più, di diventare sempre più brava, di raggiungere sempre più persone con la mia arte. Però penso di avere ancora un bel po' di tempo a disposizione. Venite a spiarmi su Instagram.